Ma che diavolo è? Oh, Gina, oh. Che c'è? Sento piangere. Sei tu, vivi? Gina! Per fortuna sei qui. Ti faccio uscire subito. Perché ti hanno ficcato qui dentro? Che malvagità! Ecco. Parliamo dopo, ora aspetta un momento. Ecco aperto. Cosa è successo? Dopo che sono andato via, quei uomini cattivi mi hanno portato via con la forza. Mi diceva di non muovermi, io avevo paura e sono andato a fare un palo. Mi hanno chiesto che ci facevo forza il cacco, così non era ancora arrivato. Non capivo di che parlavano, poi hanno detto che mi avrebbero preso nel campo e oggi. E ti hanno messo nel barile? Sì. Meno male che stai bene. Ma d'ora in poi non devi più tacere. Devi far valere le tue ragioni, devi urlare con tutta la forza che hai e ribellarti. Chi? Io? Certo, al primo che si avvicina per fargli del male urlagli: no, bastardo! Bastardo? Non solo spaventerai il nemico, ma ti sentirai anche più coraggioso. Coraggioso? E poi volevo chiederti un favore. Vieni con me a dare un'occhiata fino in fondo al magazzino, forse non ti va, ma... No, vengo! Anch'io voglio vedere cosa c'è in questo posto del cazzo. E poi voglio sapere di cosa parlavano. Allora andiamo tutti. Ma questi sono uova. E che fa? Non sembra un meccanismo a nebbia, eppure esce da qui. C'è un buco, non si vede niente. Cos'è questo rumore? Sembra che quelle uova che si schiudano. Mamma, che sono? E questi? Se ti guardi bene, sono un po' diversi, ma... Per la verità sono identici a vivi. Che cosa sono scogli? Quasi. Oh? Arriva qualcuno! Vivi, Garnet! Mia madre! Nascondiamoci presto! Che facciamo? Zitti! Adesso vi porto io al riparo! Aia! Scusami, ma fai piano! Cos'era quella confusione? Niente, niente. Ok, va bene. Ci siamo quasi, sbrigati. Signor sì. No! Gina! Vivi! Perdonatemi, devo assolutamente riportare una fanciulla al suo castello. Sapete quando arriva il corvo ship in questo villaggio? Oh, da fare l'evadito. Tutto sotto controllo. L'aroma del caffè mi tira su, ne voglio un po'? Grazie, certo volentieri. Ma vi parlavo d'altro. Ditemi subito quando arriva il cargo ship, sarò costretto a farvi sequestrare il caffè. E che te ne fai poi del caffè sequestrato? Non avete il diritto di fare domande, rispondete. È un ordine. Con l'autorità non si ottiene mai niente nella vita. Non è importante ottenere o meno ciò che si vuole, ciò che conta è agire nel giusto. E tu sai cosa è giusto e sbagliato? Certo, tutti lo sanno.
Che ingenuo. Insomma, vedremo quando arriva il cargo-ship. Ormai sarà già arrivato e stanno già caricando. Lo potevate dire prima. Compromesso. Oh oh, ma è il cargo ship? Finalmente potrò riportare la principessa al castello. Solo che dovrò trovare il modo di farla salire. Che succede? C'è qualcosa che spunta dal terreno. No. A cosa serviranno così tanti pupazzi? Da quanto arrivano aperta la fabbrica a 6 mesi fa ne hanno costretti centinaia. La fabbrica è stata una meno santa. Più soldi e meno fatica che lavorare i campi. Oh, guarda quello, che brutta faccia, vieni qua. Oh, aiuto, scappiamo! Via, via, via! Ho un barile sospetto. Cosa trasportavano fuori dal villaggio? Guevala! Si è mosso. Cosa faccio? Aia, che male, porca troia! Come hai potuto colpirlo senza neanche sapere che ci fosse dentro? Che ci fai tu? Stai per colpire Garnet, la principessina! No!